L'assessorato alle pari opportunità del Comune di Asti, insieme alla Commissione Comunale alle pari opportunità, vogliono lanciare un messaggio di speranza a tutte le donne. La quarantena alla quale tutti noi siamo sottoposti per sconfiggere insieme l'epidemia da Covid-19 può essere un grande pericolo per le donne che subiscono violenza all'interno delle mura domestiche. Non siete sole, i centri antiviolenza, le forze dell'ordine e le istituzioni tutte ci sono. Se a casa non sei al sicuro, chiama il 1522. La violenza non va in quarantena. Chiama il 1522. Puoi anche scaricare sul tuo cellulare l'app 1522. Ci sarà un'operatrice disponibile 24 ore al giorno nelle lingue italiano, francese, inglese, spagnolo ed anche arabo. Potrai anche scrivere se non puoi parlare. Utilizza l'app, scaricala. Se sei un parente, un amico o un vicino e vedi o senti scene di violenza verso una donna, chiama il 1522 o segnalalo alle forze dell'ordine. Ascoltiamoci ancora di più in questo momento, più che mai. La violenza non va mai in vacanza. Chiamate il 1522. La nostra casa, in alcune situazioni, può diventare una prigione. Ma il numero antiviolenza 1522 è sempre operativo, così come lo sono tutte le istituzioni. Non lasciamoci intrappolare. Tutte le istituzioni e i centri antiviolenza continuano a funzionare per dare la necessaria protezione alle donne vittime di violenza. Lo fanno con tutti gli strumenti e le procedure urgenti e indifferibili di legge. Se non ti senti sicura nella tua casa e pensi di subire delle violenze, sia fisiche che psicologiche, chiama il 1522. Se non puoi chiamare, scarica l'applicazione e scrivi un operatore. 1522, che è il numero di antiviolenza donna, perché le istituzioni sono sempre vicine, così come i volontari, e un plauso e un grazie va a tutti i volontari, soprattutto della Croce Rossa italiana, i quali, oltre che essere impegnati in questa emergenza, mantengono vivo il centro di ascolto, l'Orecchio di Venere. Telefonate al 366-9287-198 e in qualsiasi momento avrete un volontario preparato, pronto ad ascoltarvi. Se per te casa non significa amore, tepore, protezione, ma violenza, sofferenza, puoi fuggire, chiedi aiuto. Se sei una vittima di violenza, puoi fuggire. Non è obbligatorio che tu stia a casa. Chiedi aiuto al numero 1522, perché la violenza non va in quarantena.